Lo spazio di fronte alla chiesa della Santissima Trinità di Potenza sarà intitolato alla memoria di Elisa Claps. Il 28 febbraio scorso la giunta comunale di Potenza ha preso una decisione unanime, approvando la proposta del consigliere Roberto Falotico di intitolare una via ad Elisa Claps, la studentessa scomparsa il 12 settembre 1993 e ritrovata morta 17 anni dopo, nel marzo 2010, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Secondo quanto riportato nella delibera della giunta, questa intitolazione rappresenta un atto doveroso e non riparatorio, al fine di preservare il ricordo di una giovane ragazza strappata alla vita nel modo più subdolo possibile. La famiglia Claps, già 30 anni fa, il giorno stesso della scomparsa di Elisa, si era recata immediatamente in quella chiesa, all'epoca guidata da Don Mimì Sabia, per chiedere aiuto. Elisa era stata attirata proprio lì, con l'inganno, prima di sparire, avendo un appuntamento con il suo assassino, Danilo Restivo. La famiglia non ha ricevuto alcun sostegno. Solo per caso, 17 anni dopo la sua scomparsa, Elisa è stata ritrovata durante alcuni lavori di ristrutturazione del sottotetto della Trinità, mentre Restivo è stato condannato in Italia a 30 anni per l'omicidio di Elisa solo nel 2014. Nel 2002 ha ucciso anche un'altra donna, Heather Brennett, sarta sua vicina di casa in Inghilterra, dove si era trasferito dopo il delitto di Elisa. Restivo è stato condannato a 40 anni anche per questo omicidio. Ci sono sospetti che potrebbero esserci altre vittime, come dimostrano le indagini della polizia inglese e altri resoconti inquietanti su di lui. Dopo oltre 30 anni è riemersa la polemica riguardo alla Chiesa della Trinità. Lo scorso agosto la chiesa ha riaperto senza alcuna menzione dell'accaduto. Era rimasta chiusa dal giorno del ritrovamento del cadavere di Elisa. Il 2 novembre scorso è stata celebrata la prima messa, senza alcun cenno a Elisa, nessuna targa in sua memoria e nessun progetto dedicato a lei. Tutto sembra essere ripreso come se non fosse mai accaduto nulla, come se nessun cadavere fosse rimasto in quel luogo sacro per ben 17 anni. Secondo l'arcivescovo di Potenza, Salvatore Ligorio, la chiesa è estranea alla vicenda. Tuttavia, numerosi cittadini di Potenza sono scesi in strada per protestare, chiedendo il motivo per cui, nella chiesa, sia stata apposta una targa in memoria di Don Mimì, anziché di Elisa. È importante ricordare che il sacerdote ha costantemente negato di conoscere sia Elisa che Restivo, ma questa sua versione è stata contraddetta dai fatti. Esiste una fotografia che mostra il parroco insieme all'assassino di Elisa durante il suo compleanno. Ma non è tutto. Subito dopo la scomparsa di Elisa, i familiari si recarono nella chiesa per cercarla. Quel giorno, dopo la messa, Don Mimì si era subito allontanato per trascorrere alcuni giorni alle terme a Fiuggi, portando con sé le chiavi di una porta che dava accesso alle scale del sottotetto, impedendo così a chiunque di entrarvi. Quando il corpo di Elisa fu infine trovato, Don Mimì era già deceduto e il suo ruolo era stato assunto da Don Vagno. In una delle sue testimonianze alla polizia, il parroco ha affermato di essersi recato nel sottotetto mesi prima del ritrovamento in compagnia di due donne delle pulizie. Tuttavia le donne delle pulizie hanno negato fermamente questa versione, sottolineando che il sottotetto non era accessibile a loro. Entrambe sono state successivamente processate per falsa testimonianza. Al contrario, Gildo Claps, fratello di Elisa, non ha mai avuto alcun dubbio fin dall'inizio. Dal 1993 abbiamo chiesto di ispezionare quel sottotetto, ma non è stato fatto. Io stesso sono andato in chiesa e per intuito o per istinto volevo salire sul terrazzo, ma le chiavi non si trovavano. Fino ad ora, l'unico luogo in città che commemorava Elisa era un parco a lei intitolato, inaugurato nel 2012 nel bosco di Macchia Romana. Secondo la recente delibera del comune, questo parco sarà ora rinominato Parco del Fiore Bianco, mentre il piazzale antistante la chiesa sarà dedicato ad Elisa. Tuttavia, questa nuova decisione potrebbe scatenare nuove polemiche. Com'è possibile che due commemorazioni coesistano praticamente nello stesso spazio? Una targa dedicata a Don Mimì, figura considerata ostile dalla famiglia Claps,
e un'altra dedicata alla giovane vittima. Durante le proteste di novembre, un uomo ha denunciato pubblicamente abusi sessuali subiti proprio in quella chiesa. Le sue parole sembrano essere cadute nel vuoto, in quell'oscurità che ha avvolto la verità su Elisa per decenni.